Amiche e amici di Casali Borghi in Umbria, buona domenica. Ecco, scusa il ritardo. Buongiorno Simona, buongiorno. Ecco, siamo con... Scusa, una volta erano le donne che facevano aspettare i maschietti, adesso invece... Io invece sono puntualissima. Abbiamo invertito i ruoli. Allora, Simona Toni, la conoscete, volto noto di Foligno per la giostra della Quintana, prima dama storica del Rione Spada, nonché volto noto della TV. Detto fatto, o sbaglio? Sì, detto fatto. Quindi insomma, seguite anche Simone in TV, quindi... A casa degli assi, suonarmi, Però se io ti dico VIP, se io ti dico VIP non... No, non lo so. Com'era? Aspetta, più nota delle altre, un po' più nota, com'è? Leggermente più conosciuta delle altre. Di poco. Allora, Simone... Mi sono divertita a fare tante cose. Insomma, alla fine, come si dice, il tuo percorso artistico, televisivo, ce l'hai avuto, no? Nel mondo dello spettacolo. E anche la make-up artist. Per rendere dove, più belli tutti, no? Dove lei è, le donne ma anche gli uomini, anche io, ce l'abbiamo bisogno anche noi, ci riesci a rendere bello me? Dai, dopo facciamo planning. Mamma mia, un disastro allora. Allora, Simona, in quanto Folignate Doc e Quintanara storica, ci voleva far conoscere alcune cose legate a Foligno e al mondo della Quintana, che noi tutti spesso conosciamo solamente per il corteo storico, per la giostra, ma invece ci sono altre caratteristiche, ed una è proprio qui dietro, mi dicevi, infatti, che come puoi leggere, via della Zecca. Allora, andiamo in questo vicoletto e Simona ci spiegherà qualcosa. Prego. Eccoci qui in fondo al via della Zecca, casa dei Bacerotti, zecchieri pontifici del XVI secolo. Lì ci sono i stemmi che non solo ne contraddistinguevano l'attività o il casato nobiliare, perché ricevettero dei titoli dal Papa, ma appunto, come vedete anche con la croce, legano indissolubilmente la famiglia Bacerotti allo Stato Pontificio. Simona. Ahimè, non tutti, infatti, sanno che in questo edificio, che meriterebbe miglior... si trovava proprio la Zecca di Foligno, molto conosciuta a partire dal XV secolo con la famiglia dei Princi, successivamente con Papa Giulio II, dove veniva coniato il Giulio, e poi nel XVII secolo il famosissimo, conosciutissimo Baiocco con Papa Paolo VI. Ora, il Baiocco, tu correggimi se sbaglio, perché sei la Folignate che in questo caso ci sta più erudendo. O meno, no? Vabbè, sei un po' giramondo ultimamente, però. Un po' giramondo, ma sì, il mio cuore è qui. Il tuo cuore è qui. Il Baiocco, se non ricordo male, è la massima onorificenza cittadina. Credo proprio di sì. Cioè, la mia memoria mi porta al Baiocco e al Quattrino. Durante la Fiera dei Soprastanti, mi pare che gli euro vengano cambiati in quattrini, però non sono sicura, quindi su questo dovrei un attimo approfondire la questione. Però ecco, sì, c'è Baiocco e Quattrino sono state le due monete più conosciute, proprio più importanti qui nella Zecca di Foligno. Quindi vedete che la città di Foligno e la giostra della Quintana sono legate da tanti aspetti che molto spesso non sono conosciuti. E intanto abbiamo scoperto un'altra meraviglia, un'altra particolarità, un'altra curiosità di Foligno grazie a Simona, ma ne scopriremo tante altre, quindi sì. A dopo.